Vanno coinvolte i colleghi e quindi sono fatto per curiosità. Chiedo scusa, riuscite a sentirla? No. 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 Comunque, tanti anni fa, io ho partecipato a lei. Non ti sentono? Tanti anni fa ho partecipato ad un'associazione, non faccio il nome, con tesseramento, con quota. Gli obiettivi erano materiale informativo, coinvolgimento, TAT. Non è più successo niente. Cioè, convincetemi che quello che sto facendo, cioè, sono qua che non perdo del tempo, anzi mi è piaciuto l'unica motivazione che ho ottenuto era la sua, cioè di conoscerci, di lavorare, di parlare in linguaggio, cioè questo sì. Questo il resto non so più di più, ma è guarda, a parte che ovviamente bisogna anche fare un atto di fede, no? Nel senso, noi siamo qua con la nostra buona volontà e con l'idea di dire penso che parecchi di noi possono magari avere più o meno avuto le tue stesse esperienze. Ti dico solo una cosa, la prima pizza che ci siamo trovati a mangiare, e saranno i tuoi colleghi di Asiago, credo che abbiamo passato più tempo a chiacchierare degli aspetti lavorativi, tipo perché siete ben uscita, te sei, magari ti viene da tornare dentro e non so quando c'è pare avena, perché la sedazione, quando è a fasso. Ah, ma tu sai che sono medico in centrale che le là paga apposta per rispondere al telefono, farti fare sedazione se te vuoi. Questo era più o meno gli argomenti di cui si parlava, no? Allora, dopo vabbè, ovviamente ci siamo accordati su aspetti tecnici, no? Su come procedere con la semina di questo nostro gruppo, però sono tornata a casa e ho detto, vabbè, ho imparato più cose sulle problematiche delle colleghe di Asiago con una pizza che non in 13 anni che faccio su EMA, dove spesso e volentieri ti trovi a parlare dall'altra parte con altre figure che non sono gli infermieri, perché parli con l'autista, parli con il medico del pronto soccorso che ti domanda di trovare un posto letto e quant'altro. Ho detto, guarda che bello che c'è stata una condivisione di piccoli problemi quotidiani che forse sono facilmente risolvibili se ognuno ci mette il suo punto di vista e trova una soluzione che sia buona da entrambe le parti. Per cui ti dico, al di là dell'entusiasmo che ci porta avanti in questo momento e sulla buona fede, perché ti assicuro che la cosa fondamentale per noi è dire vogliamo diventare un autobus. Il discorso economico, nessuno è qua per diventare docente, far corsi e portare a casa qualcosa, è proprio voler condividere. Mi magari si occupavano una cosa, Stefano in un'altra, tu in un'altra ancora, condividerla con gli altri e partire risolvendo piccoli problemi di quotidianità lavorativa. Ripeto, non so se te ricordi il discorso che si faceva, per me è stato illuminante come da una pizza, da discorsi buttati là così, riesci a vedere un mondo diverso che non è il tuo, nonostante io pensassi di più o meno sapere un po' come che funziona la cosa. In realtà la distanza ti porta ad avere una barriera fisica purtroppo e non si riesce spesso a capire dall'altra parte quali sono le problematiche. E per me quella serata è stata proprio illuminante. E poi Manna, se permetti, noi siamo consapevoli di questo aspetto e ne teniamo in considerazione. Garantirti di darti una risposta lo possiamo solo da qua in avanti. Quello che noi vogliamo sì, però concettualmente è non la mia esperienza, noi vogliamo interpretare questa associazione non come un cinema dove uno paga il biglietto di ingresso, si siede e guarda lo spettacolo. Noi vogliamo che voi, qualora riteniate di voler far parte di questo progetto, siate parte attiva del progetto. Questa è un po' la differenza. La risposta noi la possiamo in qualche maniera far costruire, ma costruire insieme a voi, mettendovi in contatto. Hai bisogno di una cosa, ho un collega che tratta lo stesso tuo argomento da un'altra parte, ti faccio avere il contatto in maniera che ci sia la parte attiva vostra. Non semplicemente aspetto e vediamo cosa c'è, ma mi rendo in prima persona disponibile a far parte di una cosa, ma in maniera costruttiva, in maniera che tutti possano trovare beneficio. Questo in parte potrebbe essere una novità, come Igor lo diceva prima, che altre associazioni magari non danno.
Noi non vogliamo neanche paragonarci, questa è la risposta che anche a suo tempo, anche a Gregorio abbiamo dato, ad altre associazioni che sono più grandi, più scafate, più forti della nostra. Noi siamo qui a proporre una cosa probabilmente per alcuni aspetti nuova, ma che ha bisogno dell'alimentazione vostra, perché è solo che attraverso la vostra collaborazione che possiamo continuare questo percorso. Questa è la nostra intenzione. Sarà poi il tempo a dirlo, ma la volontà di fare una cosa di questo genere è questa, se no non avremmo neanche perso tempo a preparare uno statuto che possa essere ricevibile dalla regione, che ci dia la possibilità di essere non lucrativa, perché noi mettiamo il cittadino al centro e pensiamo a due strade per raggiungere il cittadino. Una è attraverso la formazione nostra, fra gli infermieri, perché migliorando la nostra formazione ovviamente diamo una risposta migliore al cittadino. L'altra è la formativa educativa, nel preparare un cittadino ad affrontare una evenienza che può essere nel caso nostro specifico il contatto con il sistema di emergenza, perciò con la procedura di alcune manovre da mettere in atto di cui oggi non si interessa e si trova a non affrontare o affrontare male domani quando gli tocca. Pertanto, sotto questi punti di vista, chiunque di noi può fare, può dire la sua, in maniera costruttiva, propositiva. Noi speriamo di poter avere la vostra fiducia in questo. Ci mettiamo la faccia, siamo qui davanti a voi, insomma. Lo statuto è già esposto nel nostro sito internet, era già esposto prima. Mi sembra che fosse chiaro, abbiamo cercato di stenderlo, vero Ivo, quante notti ci hai lavorato, in tutta franchezza, nella maniera più chiara possibile, in maniera proprio da poter rispondere anche a questo tipo. Non vogliamo incamerare nulla se non esperienza. Ma io ho la mia esperienza che vorrei condividere con la vostra. Voi avete un'esperienza specifica che mi piacerebbe, dalla quale mi piacerebbe poter attingere. Ok? Per non ti averti convinto. Tra l'altro vorrei aggiungere e mi rilascio un attimo ad alcuni concetti che ha appena detto Stefano. E noi sapete benissimo che come dipendenti USURA siamo a mani legate, nel senso che lavoriamo per l'azienda e per quella lavoriamo. Pensavo, la maggior parte di noi ha dei figli, elementari, medie, anche superiori. Anche superiori. È sempre più ormai come si interessa la carezza, no? Perché voglio dire, perché ad esempio non farci conoscere nelle scuole dei nostri figli, presentandoci come associazione IET, quindi sganciati da qualunque tipo di obbligo, se così vogliamo dire, no? Che ci lega all'azienda, e andare a fare formazione alle maestre o alle professoresse, presentandoci come associazione, e cosa ne ricaviamo? A parte magari essere un po' più sicuri, perché ti dici, vabbè, insomma, ho il bambino a quella scuola lì e so che almeno se succede qualcosa le maestre più o meno, se mi perde la testa, qualcosa dovrebbero riuscire a fare. Ma noi ci guadagniamo comunque poi, a distanza ovviamente, no? Oggi per domani, ci guadagniamo comunque nella formazione del cittadino, perché un cittadino che riesce a gestire una telefonata alla centrale, quindi al 118 in maniera un po' più corretta, fa sì che io riesca a capire un po' di più che cosa c'è dall'altra parte e quindi aiutare te dandoti idea di che cosa che devi trovare, e alla fine l'unico usufruitore finale del prodotto è comunque il cittadino che sta male, no? Per cui voglio dire, il fatto di fare associazione ci porta anche a poterci presentare, mostrare alla gente cosa che sa fare gli infermieri e ricavarne comunque qualcosa di utile e culturalmente e comunque nel nostro lavoro.